Allora, cosa vi serve per venire negli Stati Uniti e viaggiare qua? Allora, vabbè, prima di tutto, cosa fondamentale, un passaporto. E su questo non mi dilungo perché, vabbè, il passaporto tutti sanno cos'è e come si ottiene. Un biglietto aereo, idem. La cosa da dire sul biglietto aereo sono due cose. Uno, bisogna farlo con una data di ritorno, per forza. Farlo aperto è praticamente diventato impossibile. La seconda cosa è che tendenzialmente, soprattutto se viaggiate nell'ovest, e quindi volete venire con l'aereo fino qua sulla West Coast, è costoso, rischia di essere costoso. Tuttavia io ho sempre trovato ritengo dei buoni accordi, dei buoni compromessi per non spendere mai più di circa 800 euro andata e ritorno. E giusto per dare un'informazione in più, ho sempre volato con la Delta e la KLM. Andiamo su ciò che riguarda qualcosa di più specifico. Dovete fare un visto. Il visto che si fa per un viaggio come il mio è chiamato ESTA. La cosa importante da dire sull'ESTA è che è una cosa che potete e vi consiglio, dovete farla direttamente voi da casa perché si fa online. Ci sono tantissimi siti o diverse agenzie che vi fanno da intermediari. E se sono onesti ve lo fanno gratuitamente, se no vi caricano qualcosa, ma soprattutto ci tengo a mettervi al corrente che quasi il 99% dei siti che ci sono che cercano di farvi l'esta sono delle cose che vi spennano via i soldi. Quindi la cosa importante da sapere è che l'unico sito in cui si fa l'esta, e questo è il mio terzo viaggio negli Stati Uniti, non ho mai avuto problemi, è esta.cbp.gov. Deve sempre finire in gov. Qualsiasi altro sito che voi mettiate che non finisce con gov, il 90% dei casi è una fregatura. Comunque magari vi fanno l'esta, ma ve lo fanno pagare come fossero un'agenzia di viaggio e quindi con delle commissioni. L'unica cosa che c'è da pagare sull'ESTA è una tassa che è di 14 dollari attualmente, è aumentata, quindi potrebbe essere che già l'anno prossimo aumenti ulteriormente. Ma detto ciò, fatto questo, voi siete a posto con il discorso di documentazione per entrare negli Stati Uniti, cioè vi verrà chiesto alla frontiera. L'ESTA dura 2 anni, quindi questa qua è una cosa che può essere utile anche se andate avanti e indietro per diversi periodi nell'arco del biennio, alla durata massima di 90 giorni. E vabbè, naturalmente non potete né lavorare né frequentare delle scuole, dei college. Un'altra cosa che, vabbè, non è obbligatoria, ma io consiglio di fare è un'assicurazione sanitaria, soprattutto se viaggiate in moto. Un'assicurazione sanitaria è fondamentale negli Stati Uniti, a mio parere, su viaggi, qualsiasi viaggio, perché uno non può mai sapere cosa gli succede. Fatto sta che se state via almeno una settimana, 10 giorni, è quasi un rischio venire qua senza essere coperti sulla sanità, perché oddio, non è che uno non viene curato o che, ma semplicemente costa una barbarità. Quella che ho fatto io è un'assicurazione sanitaria che copre, vabbè, naturalmente le spese mediche. Ci sono diversi massimali. Dalla mia esperienza ho visto che, stando larghi, diciamo sui 500.000 euro di massimale, si è coperti in qualsiasi caso e qualsiasi cosa dovesse succedere. Controllate che abbia il rimpatrio, questo è importante, l'aereo medico
che nel caso succeda qualcosa che uno non può prendere un aereo di linea normale, ma deve essere trasportato in barella, rimpatriato, ci sia dentro. In più, io in questa qui ho una piccola assicurazione anche sugli infortuni, perché dato che viaggio in moto ho preferito coprirmi di più per quasi 2 mesi. Questa qui è, non è obbligatoria, ma è calorosamente consigliata, direi fondamentale, soprattutto se uno decide di venire qui e viaggiare e fare moto. L'ultima cosa che vi serve è una patente internazionale. La patente internazionale di guida per gli Stati Uniti segue la convenzione internazionale di Ginevra del 49, quindi il modello da indicare è quello. Ginevra 1949, viene rilasciata dalla motorizzazione civile, naturalmente marche da bollo, versamenti e altri sbattimenti vari sono l'unica cosa che dovete fare. Uno deve semplicemente andare in motorizzazione e pagare quello che deve pagare. Sono circa 55-60 euro tutto, è aumentata pure questa. Se la fate presso un'agenzia di pratiche automobilistiche costa anche qualcosina in più. E questo è tutto quello che io ho a livello di documentazione per viaggiare qua negli Stati Uniti.